Oggi siamo qui con Luca Valotta. Buongiorno Luca. Buongiorno, buongiorno. E con Luca parleremo del presente e soprattutto del futuro del fitness e dell'allenamento digitale. Perché come sappiamo, soprattutto in questo anno e quasi mezzo di pandemia, il digitale che era già entrato nel mondo del fitness, vi è entrato ancora più prepotentemente. Cosa è cambiato in questo anno, Luca? Beh, diciamo che la nostra industry non è mai stata, diciamo così, un'industry che pensava molto al futuro. È un'industria relativamente giovane e quindi il fitness si sta creando il suo spazio. È diventato da un fenomeno legato, se ti ricordi, prima Schwarzenegger, poi c'è stata l'era di Jane Fonda che ha attratto, no, il pubblico femminile con la famosa aerobica, eccetera, eccetera. Ovviamente stiamo parlando degli anni 80-90. Ma lì nasce l'industria del fitness. Ovviamente poi si è evoluta moltissimo negli ultimi 20 anni, diciamo da partire dagli anni 2000, e oggi prima del Covid era quello che vedevamo. Però insomma è un'industria relativamente giovane, quindi si sta cercando ovviamente di trovarsi il suo spazio. Ancora oggi in Italia c'è molto dibattito se sia legata allo sport o più alla salute. Io penso che sia un'industria come nel resto del mondo legata moltissimo al tema della salute, perché poi il fitness non è competitivo, non è uno sport competitivo, quindi tratta di temi legati alla salute, al benessere, al movimento, all'equilibrio, diciamo così, mente-corpo, al fatto che sia per tutti, no? E quindi non solo a chi si allena in maniera intensa, ma anche a coloro che vogliono semplicemente, tra virgolette, stare bene e avere all'interno del proprio stile di vita uno spazio dedicato al movimento e al benessere psicofisico. Quindi, essendo un'industria nuova, ovviamente si stava crescendo, prima del Covid, e quindi si stava trasformando. E anche, come dicevi giustamente te, il digitale ha cominciato ad essere parte, no, insomma, del dibattito anche interno al nostro mondo. Ovviamente poi il digitale e la trasformazione digitale, perché non stiamo solo parlando del modo in cui i clienti utilizzeranno, no, l'esercizio fisico, il movimento, con quale catena distributiva, in quale modo, ma anche proprio nella trasformazione digitale vuol dire anche come trasformare i centri fitness, le palestre, come le chiamavano qualche anno fa, e dando dei servizi a clienti che siano più digitali, quindi l'esperienza fisica ma fatta con degli strumenti digitali. E quindi la trasformazione digitale richiede anche, come sappiamo, molti investimenti e quindi una visione molto chiara, la creazione di ecosistemi dove le persone possano cominciare ad interagire con l'azienda e col brand in maniera digitale. E ovviamente poi c'è stato il Covid. Il Covid, ovviamente, avendo diciamo così, creato grandi, no, problematiche a un settore che faceva poi dell'indoor training il suo core business, ha creato ovviamente problemi ma anche opportunità, come sempre in queste situazioni, diciamo così, molto disruptive. E quindi si è pensato che la trasformazione digitale potesse anche andare non solo ad aiutare i clienti a utilizzare i fitness club in maniera più digitale, ma anche proprio nella fruizione dell'esercizio fisico. E quindi da lì nascono, già in America prima del Covid, ma nel nostro paese recentemente. Noi come Virgin Active avevamo ovviamente iniziato prima, però insomma, come tu sai, la pandemia ha creato sicuramente, ha forzato, mo, no, molte aziende, molte industrie a, diciamo così, andare avanti di 5-10 anni. E quindi oggi si sta sempre più imponendo anche la possibilità di fare esercizio fisico a casa, e quindi a casa o comunque ovunque tu sia, l'anytime, anywhere. E ovviamente per far questo, ovviamente dovevi già essere orientato verso quella che è la trasformazione digitale, perché poi la catena distributiva, ovviamente, che tu usi deve essere ovviamente costruita sul cliente. Ecco, quindi abbiamo, come abbiamo insomma iniziato a dire,
spopolano oggi questi training online. Voi come Virgin Active siete assolutamente precursori dell'onda, ma l'offerta è ampia, online è ampia. Oggi, fino ad oggi siamo stati obbligati a allenarci in casa o comunque all'aria aperta per un anno, più di un anno, proprio perché hanno chiuso quasi per tutto l'anno i centri fitness. Adesso che finalmente si vede la luce, forse si riaprirà, si spera definitivamente. Come vedi il futuro? Si parla di futuro del fitness ibrido, dove a questo punto il digitale si incastra un po' all'esperienza quella tradizionale. Come funzionerà? È assolutamente quello che dici te. Io già, diciamo, nel 2011 cominciavo ad avere un po' di, tra virgolette, idee, no? su dove la nostra industry sarebbe andata nel futuro con la trasformazione digitale, e avevo proprio in mente questo modello ibrido, che era la possibilità di poter fare esercizio fisico in qualsiasi posto ci si trovi, proprio perché l'esercizio fisico diventa una parte essenziale, no? di uno stile di vita, diciamo così, salutare, che può essere, diciamo così, una medicina preventiva, che può essere comunque la possibilità di poter invecchiare meglio e più a lungo. E quindi exercise is medicine, come un po', insomma, è venuto fuori dalle ricerche che sono partite dagli Stati Uniti già 20 anni fa, io ritenevo opportuno che il nostro mondo cominciasse a pensare ad un cambiamento importante. E quindi già nel 2015-2016 abbiamo pensato a Revolution, che è sostanzialmente una società di produzione di contenuti digitali legati al fitness, per poter cominciare a trasferire, no, digitalizzare quello che era l'esperienza di allenamento all'interno dei nostri club. Ma non solo questo, ho cominciato a pensare a Virgin Active non più come la catena leader di centri fitness o di palestre, ma come un vero e proprio exercise brand. Quindi il nostro posizionamento oggi è Virgin Active è un brand di allenamento, quindi di esercizio, e quindi con tutti quei benefici che l'esercizio fisico, come ti dicevo prima, oggi comportano. E quindi abbiamo trasformato la nostra comunicazione, i nostri brand values, il nostro modo di vedere, no? il nostro business in questa maniera. Oggi, come dici te, inizia l'era del modello ibrido, che prevede che un brand di esercizio fisico come il nostro possa dare la possibilità ai propri clienti, alla propria community, come si chiama oggi, la possibilità di avere Virgin Active sempre con lui, quindi poter accedere ai club, poterlo fare in maniera ovviamente digitale, quindi con la prenotazione, la possibilità di gestire il proprio abbonamento, la possibilità di come dire, traccare, no? Il proprio con i device più diversi, traccare il proprio allenamento, le performance, eccetera eccetera. Questo ovviamente farlo in un luogo fisico, che sono i nostri bellissimi centri, ma poterlo fare indipendentemente nella casa in montagna, piuttosto che durante le vacanze, piuttosto che in un momento della propria vita quando non ci si può andare, come questo, tra l'altro, non ci si può recare nei centri fitness, poterlo fare in qualsiasi posto, al parco, a casa, eccetera eccetera. E quindi avevamo già creato un ambiente, come ti dicevo prima, un ecosistema digitale, in cui poi abbiamo inserito sia la parte dedicata all'allenamento digitale, che si chiama appunto Virgin Active Revolution, che alla parte poi di allenamento outdoor. E tutto questo ovviamente crea quello che tu hai chiamato giustamente e correttamente modello ibrido, perché dà la possibilità, come una macchina che prima andava a benzina, oggi poter andare a benzina, poter andare con l'elettrico, essere, diciamo, moderna nel senso dei consumi, dell'aspetto, diciamo così, dell'ecologico, e quindi in questo modo abbiamo voluto chiamarla appunto modello ibrido, proprio perché è un'evoluzione importante, no? nella vita del nostro settore. E quindi io credo che questo sia, nelle prossime decadi, sia il modello in cui la nostra industry, per non ripetere sempre lo stesso concetto, si evolverà poi nel futuro. E quindi ovviamente siamo all'inizio, no? E quindi nel resto del mondo ovviamente si sta andando, soprattutto in paesi evoluti come gli Stati Uniti e l'Inghilterra, si sta andando sempre di più verso questa direzione. Oggi in realtà i brand che possono cominciare a dirsi ibridi sono pochissimi, no, nel mondo, e noi, grazie a Virgin Active Italia, grazie a
insomma, una visione che abbiamo avuto già parecchi anni fa, oggi possiamo dire di essere già nella nuova era. Ecco, mi sembra che le linee siano un po' due. La prima è sicuramente quella di tracciare tutta l'attività fisica indoor, outdoor, quindi so che la vostra app, ad esempio, permette di tracciare anche attività outdoor che non per forza richiede di andare all'interno di un club, come il nuoto o la corsa all'aria aperta. Ma dall'altra parte anche il cambiamento proprio delle vostre aziende, che un'azienda grande come Virgin Active, ma anche altre all'estero, si stanno trasformando un po' da aziende di fitness, quelle che si chiamavano, come dicevamo prima, palestre, a media company. Questo è molto interessante perché, a mio avviso, e volevo chiedere a te se sei d'accordo e come pensi che cambierà questo, cambia anche un po' le professioni all'interno del mondo fitness, che diventano più tecnologiche sicuramente, devono essere più e preparati a lavorare in una media company oltre che essere trainer, corretto? Assolutamente, guarda, Revolution per noi e per me in particolare, che l'ho fondata e la sto sviluppando, è sicuramente una startup non solo di successo, ma anche molto interessante, nel senso che anche il mio lavoro, no, si è trasformato in maniera preponderante, nel senso che ovviamente, come dici tu, ci stiamo sempre più trasformando anche verso il mondo dei media, e quindi non solo sulla parte, diciamo, di social networking, ma proprio di produzione di contenuti digitali. Quindi Revolution sostanzialmente è una media company di produzione di contenuti legati al mondo del fitness, e quindi che devono avere tutta una serie di expertise, essendo i contenuti del fitness poi molto tecnici, quindi devono essere altrettanto credibili, no? E quindi non è un caso che la principale, diciamo il prodotto leader oggi sul mercato italiano, Revolution, sia una costola di Virgin Active, che è leader nell'esercizio fisico, proprio perché, voglio dire, c'è una, come dire, un filo diretto, no, tra quella che è una produzione di un contenuto digitale e televisivo sostanzialmente, quindi che deve avere dei tempi televisivi, una coreografia televisiva, una scenografia televisiva, ci sono i registi, ci sono gli autori, eccetera eccetera, quindi tutto quello che riguarda il mondo del media classico, ma dall'altra parte il contenuto deve essere molto credibile, quindi ci sono i tecnici, ci sono gli esperti, diciamo così, i personal trainer, cioè coloro che hanno fatto dell'esercizio fisico una professione molto molto particolare. E in quest'ambito ovviamente poi c'è una trasformazione anche dei lavori, perché non tutti i personal trainer possono, o non tutti i group trainer, come li chiamiamo noi, che sono poi quelli che fanno il training di gruppo, possono poi andare in video, perché poi fare un contenuto video di alto livello, di alta qualità, come il cinema o come la televisione, richiedono delle competenze diverse, richiedono dei talenti anche diversi. E quindi, giusto per farti un esempio, noi abbiamo all'incirca all'interno di Virgin Active più di 1500 trainer, ne abbiamo selezionati per diventare live trainer, cioè coloro che poi fanno lavorano in Revolution in maniera esclusiva, ne abbiamo selezionati solo 25 che avevano quelle caratteristiche. E ti dico che in questi 2 anni e mezzo, proprio perché noi abbiamo puntato moltissimo in questa fase, meno sulla comunicazione ma molto sulla parte di qualità, abbiamo lavorato tantissimo sulla loro formazione, quindi sulla loro formazione non solo tecnica, perché poi fare una sessione di allenamento davanti a un video è diverso rispetto a farla davanti a persone in carne ed ossa, ma anche dal punto di vista dell'action teaching, di tutte le cose che tu che lavori nel mondo dei media sai molto bene. Quindi le abbiamo trasformati in sorta di, anche lì, un modello ibrido tra un bravo personal trainer e anche un bravo, diciamo così, personaggio televisivo, ecco. E quindi le due cose insieme hanno trasformato una nuova professione, quella del live trainer, che oggi è una professione che ti dico molto ambita. Bellissimo. Ultima domanda, un po' più sulle tecnologie hard, diciamo, quelle che sono anche nei centri fitness. Mi vengono in mente le macchine sempre più evolute, mi vengono in mente delle tecnologie che magari potrebbero anche aiutare dei percorsi di home fitness con dei video. Ad esempio,
intelligenza artificiale o anche tracking, ci sono delle tecnologie che seguono i movimenti di chi li sta facendo per vedere se li sta facendo correttamente, perché non dimentichiamo che un trainer live in presenza ti può anche guardare meglio che magari uno anche che possa e volendo essere collegato via video, però è sempre diverso. Ecco, voi state studiando delle soluzioni di questo genere? State sperimentando anche tecnologie evolute e le vedi nel fitness del futuro da qui a 5 o 10 anni? Allora, noi come Virgin Active ovviamente siamo, essendo diciamo così leader nell'ambito dell'esercizio fisico, assolutamente stiamo monitorando il mercato e le evoluzioni che il mercato ha. Abbiamo avuto contatti anche con l'istituto, con l'IT, no, di Genova, su tutta questa parte di intelligenza artificiale, di robotica, eccetera, eccetera. Ovviamente noi poi abbiamo un partner che, voglio dire, ci segue da anni, che è Technogym, che tra l'altro è un'eccellenza del Made in Italy, e con loro ovviamente abbiamo, come Virgin Active, lavoriamo insieme per dare il nostro contributo all'evoluzione di tutta la parte relativa all'equipment, no? Loro sono tra l'altro un'azienda molto, diciamo, con grandi investimenti da questo punto di vista, e molto evoluta, e sono, come ti dicevo prima, un'eccellenza. Dall'altra parte anche loro hanno riconosciuto l'eccellenza, ad esempio, di alcune cose che facciamo, tipo Revolution, tant'è vero che Revolution oggi è all'interno della loro piattaforma, sia con la Techno Gym Bike che con Call My Run a casa, danno la possibilità di poter, all'interno dei loro attrezzi, avere i contenuti di Revolution, proprio con quello che dicevi te, con la dashboard e quindi il tracking delle performance. Quindi non solo tu, diciamo così, fai un'esperienza di allenamento digitale sulla loro bici, ma insieme a questo sei collegato con il cardiofrequenzimetro, hai la dashboard, quindi vedi il pace, vedi le calorie che bruci, vedi la velocità a cui vai, eccetera eccetera. E quindi quello che noi chiamiamo contenuto integrato oggi viene fatto sugli attrezzi Technogym, con cui noi abbiamo una partnership. A breve, quando riapriremo tutti i nostri club, il club Virgin Active, all'interno degli attrezzi Technogym, in particolare dei treadmill, dei tapirulan, avranno la possibilità di avere Revolution Running anche lì, con tutta questa, diciamo così, esperienza integrata, in maniera che il cliente veramente si allena con trainer mentre corre e ha la possibilità nel frattempo di registrare il proprio allenamento e guardare le proprie performance. Ovviamente poi, come dici tu, il 5G e l'intelligenza artificiale avranno sicuramente un'evoluzione incredibile nei prossimi 10 anni, però a quel punto è un libro tutto da scrivere. Certo, io ti ringrazio Luca, ci hai dato proprio una visione di quello che sarà il fitness nei prossimi anni. Grazie. E teniamoci aggiornati, alla prossima, grazie mille. Grazie a te, arrivederci.